Vaglio e Pavignano, un tempo separate, oggi però riunite sotto lo stesso tetto, si può dire. Oggi ci troviamo di fronte alla sede operativa di Vaglio, ma quali sono le iniziative che proponete? Ma allora, qui siamo alla cosiddetta casetta, nell'area verde, e le iniziative, come dicevamo prima, sono quelle legate alla gestione del centro estivo, organizzazione del centro estivo e alcuni eventi che facciamo durante l'anno, che sono la famosa castagnata per i nostri giovani, e il carnevale che facciamo ovviamente durante il periodo del carnevale con la fagiolata, in accordo e in collaborazione con gli amici del carnevale. Questi eventi coinvolgono assolutamente i due quartieri e soprattutto la scuola, ovviamente, che è il punto cardine e fulcro delle nostre iniziative. E durante la castagnata facciamo giochi per bambini e la stessa cosa facciamo per il carnevale, ovviamente essendo un momento goliardico. Il carnevale prevede una piccola sfilata con la partenza dalla scuola di Pavignano fino ad arrivare qua con balli e questi eventi. Durante l'anno la casetta è anche in locazione ad altre famiglie, ma soprattutto viene utilizzata dai membri dell'associazione, in particolare i giovani, come dicevo prima, che fanno delle piccole festicciole, si riuniscono per vedersi, per fare aggregazione e a volte per organizzare e gestire il centro estivo. Questo è il nostro grande punto di forza e il mio sogno, un po' per deformazione professionale, un po' perché sono il presidente di questa associazione, è di recuperarlo in tesi, una ristrutturazione eccetera. È un sogno che sto cercando di perseguire, spero nei prossimi anni di riuscirci. La nostra associazione è molto attiva e il consiglio sta cercando di trovare delle risorse, ci proveremo. Quindi Pavignano e Vaglio un tempo appunto erano separate, per oggi sono, insomma, avete sia le sedi operative qui a Vaglio, però ne avete anche a Pavignano. Sì, come abbiamo visto prima, la sede legale anche, diciamo, operativa in via Rappis, dove c'è il centro sportivo, dove abbiamo gli spogliatoi nella parte del piano terra, e la sede superiore dove abbiamo il nostro salone e una cucina. Anche lì questo ambiente è dato in locazione ai nostri associati, i nostri membri, e stiamo vedendo che negli ultimi anni è anche utilizzata da famiglie di origine straniera. Come dicevo prima, il nostro grande focus è il loro coinvolgimento. Vediamo che piano piano viene utilizzato anche da loro per i loro eventi, le loro feste, in particolare culinarie, e questo ci rallegra molto perché vuol dire che stiamo andando sulla strada giusta. Intanto ringrazio Silvano e passiamo ora al prossimo argomento.